E allora, bimbi, situazione drammatica direi, situazione veramente un po' drammatica come tutti sapete, e siccome io il mantenitore di batteria non mi funziona, sto facendo questa cosa, sono venuto qui in garage perché devo ovviamente accenderla, controllare la moto sia a posto, che non me l'abbia rubata, e per fortuna questo lo vedete, non me l'hanno rubata, vedere che tutto sia ok. Ricaricare un po' la batteria perché ho paura se no mi va troppo giù e poi non la rifiglio più. Quindi adesso serata alternativa, girata alternativa, incrociamo le dita. Intanto fase 1. I giapponesi continuano sempre a non farti rimanere a piedi. Grandissimo. Quindi nulla, sarà una girata non piacevole per ovvie ragioni. Speriamo che questa cosa non comprometta problematiche nei confronti di polizie simili. Vabbè, dai, giratina, carichiamo un po' la batteria. Grazie a quella se riesco a raggiungere forse il la seconda marcia. Vabbè, una girata in garage, cioè niente di che. Nel garage fa sempre piacere, direi, d'altronde lo pago quello, pago l'assicurazione, se la moto deve sta ferma, quindi posso anche andarci a giro. Allora, volevo parlare con voi di una cosa che ovviamente esula le problematiche effettive di blocchi e roba di questo genere, ovvero immagino che abbiate visto tutti quanti voi su questo asfaltino come va via davanti, è una meraviglia. Avete visto anche voi, dicevo, avete visto voi il video, l'ultimo video dove si vede bene? Non c'è della cacca? Vabbè. Si vede bene che a un certo punto metto la GoPro di bellissimo ciullo, che saluto, e quindi nulla, ho visto dopo diverso tempo in cui ho preso questa camera, questa action cam ovviamente già cinese, quindi a basso costo, per capire un po' come poteva essere, come poteva funzionare, se diciamo poteva essere effettivamente buono l'utilizzo dell'action cam in moto, perché sa, mica è sempre detto che le cose vengano bene. È vero, l'audio in effetti fa cacare perché questa action cam non ha una linea diretta come può essere mettendo un adattatore la GoPro, e quindi la problematica grossa che mi sono sempre trovato fino adesso ad avere è effettivamente sto benedetto audio che fa un po' schifo. Scusate, ho sbagliato strada. E nulla. Quindi ho provato questa benedetta GoPro, sempre con linea separata dell'audio, infatti è venuta una merda uguale. Però le immagini e l'utilizzo dello smooth che ha la GoPro, cazzo, mi ha fatto veramente venire voglia di dire, vabbè Lorenzo, dai, quando riusciremo, se riusciremo, magari mettendo insieme, che ne so, i regali di un compleanno, di Natale, quello che è, però la GoPro 8 è lo step ottimo per andare a migliorare, e mi sono fatto un po' di, come si dice, mi sono andato un po' a vedere come funziona il discorso audio, e con le mod che hanno inventato per la action cam GoPro Hero 8
praticamente si può collegare un microfono esterno per fare quindi una traccia unica, in maniera molto semplificata, una traccia unica audio-video, volendo anche separarle poi, il che porterebbe a dire un'evoluzione effettiva rispetto alla cinesata Epi, che comunque fino adesso a livello di immagine, a parte lo smooth che non ha, però non ha certo deluso le mie aspettative. Pagava 30 euro, cioè non poteva certo deludermi, nemmeno volendo. E quindi nulla, insomma, ragioniamo su questo aspetto. Io cercherò di fare in modo di avere la possibilità, appena posso, a livello economico, di farmi una GoPro Hero 8 per migliorare anche il canale stesso. Tra l'altro, novità, perché sai, si evolve, no, a livello tecnologico. Ho appena aperto anche la pagina Instagram, quindi nell'evolversi chi vedrà i filmati e così via, da oggi potrà anche andare a cercare, diciamo, la pagina Instagram, che cercherò di allargare di immagini, video, quello che è, perché ancora non so bene come funziona Instagram, con le prossime girate che speriamo siano nel più breve tempo possibile fattibili. Punto 2, già l'ho introdotto in realtà anche nel video precedente. La bimba, la nostra casa, la vostra casa, la mia casa, se tutto va come va e finisce bene sta situazione, senza problematiche lavorative, economiche, anche se dubito, però se tutto va come va e diciamo continuiamo la parte lasciata il giorno prima della chiusura per il decreto ministeriale, dovremmo cambiare casa. Non vi dico ancora quale altra casa si andrà ad abitare, sicuramente sarà molto più divertente, anche se lei non è che mi sgarba a livello di divertimento, però sarà molto più divertente, sarà più performante. È ovviamente una moto, una bike di tipologia diversa, un po' più sull'idea, oddio, ma più sull'idea sportiva, con caratteristiche un po' più attive, cazzute, un'evoluzione forte anche da quel punto di vista. Speriamo che appunto questo problema a livello ministeriale non ci blocchi questa attività, diciamo, questo pensiero, questa possibilità, perché è effettivamente stato un colpo di fortuna molto importante, sia a livello di scambio economico per lei, che chiaramente è trattata benissimo, molto bellina, e beh, insomma, non è che fa schifo, però insomma mi hanno supervalutato in un certo senso la casa, tanto da arrivare a farmi pensare di poter veramente fare il passo. E quindi nulla, a lei speriamo di dover fare un video prossimo in cui gli si dirà addio, in modo tale che si possa poi andare e traslocare alla nuova casa. Nuova casa, e sarà anche un progetto, non sarà soltanto un divertimento in più perché lei è più potente e più cazzuta, ma sarà proprio un progetto nuovo. Lei, la bimba qui, è stato un progetto semi costruito, in parte era già fatta, in parte l'ho portata avanti io, siamo arrivati a quello che è adesso. La prossima sarà soltanto mio, un progetto di evoluzione della moto a livello estetico principalmente, ovviamente, e anche performante sulle poche cose che legalmente possono essere fatte. E ora mi sbagliavo un'altra volta, tra un po' ti fa boccare. E quindi sarà un'evoluzione mano a mano che andremo avanti nel tempo, speriamo, fino a raggiungere poi il la chiusura del progetto stesso, e poi vedremo come andrà a finire. Vi dico soltanto il nome, anzi, Toto Scommesse, due possibilità di nome per il prossimo progetto e quindi la prossima bike. Rexy, riferito a Rexy del film Una notte al museo, quindi il Tyrannosaurus Rex,
o Wild Beast. Due nomi, due particolarità, due idee, insomma due cose diverse, di base simili, ma il simbolo che porterei avanti sarebbero due cose diverse. Non vi dico scegliete voi, perché non sei, a parte che sei due vi conosco, quindi non me ne fregherebbe un cazzo, decido io, ma anche se non fosse 8.400.574 decido io uguale, perché i soldi sono miei, quindi cazzo vorrei. E nulla, quindi queste sono le cose da portare avanti, le idee del canale, le cose mie più che altro, perché lo sapete benissimo, io non me ne frega nulla di essere youtuber, averci un numero di persone che si iscrivono, non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo di visualizzazione, lo proprio divertimento mio personale, che come dicono tutti in realtà all'inizio, quando mi ci avessi 9.000 follower, se ti metti arriva a soldi ti diventa un lavoro. Non sarà così, anche perché non sono professionale, per me è veramente un hobby, un divertimento, e mi fa piacere se voi volete venire con me a fare le tirate, a fare le cazzate che faccio, a vedere anche l'evoluzione. Adesso voglio portare anche un po' di meccanica, garage nel prossimo livello, quindi fare anche, se riesco, farvi vedere le manutenzioni o le aggiunte delle parti, proprio a livello diciamo meccanico, sempre se possono essere interessanti, dire di no, dire di sì, non dire di no, dipende da voi, però ecco, se vi va venite, se non vi va buttate a casa vostra, questa è casa mia, che cazzo volete, cioè, non è che mi preoccupi di tanto questo qui. Quindi nulla, detto questo, mi sembra essere un imbecille che fa il zoom, non fa nemmeno il zoom, perché se fa il zoom non mi fuori, oh oddio! Ale? Tra un po' sicuramente arriveranno quelli del parcheggio e mi diranno, ciccio, ma che cazzo sta cambiando? Perché questo è un parcheggio comunale, ve lo ricordo, a chi non lo sapesse, io non ho un parcheggio mio, e quindi prima di tenerla fuori e pago il comune, ovviamente, quindi, non essendo garage mio, essendo comunale, potrebbero anche fargli girare il cazzo il fatto che io sono un imbecille così. Però d'altronde la situazione è una situazione emergenziale e io non posso fare diversamente, non voglio assolutamente che la moto paghi le scotte e le conseguenze, è la mia casa effettiva e mi dispiacerebbe veramente quasi come un bambino, visto tutto lo sforzo che ho dato fino adesso. Con l'unico rischio che è di sciupare la moto, perché se scivolo io dei moccoli. E nulla, questo è quanto. Ultima argomentazione, possiamo prendere, mentre si fa questi girengirelli, io non capisco ancora perché c'è una merda per terra. E, è il ciullo, cioè il ciullo nel senso, il drone del ciullo. Io spero che voi abbiate controllato l'ultimo video, fino in fondo, dove come per il giro al lago di Bilancino ho lasciato un bonus track finale che corrisponde ai video del drone del ciullo che ha fatto fare un par di giri sopra di noi, appunto facendo il filmato, il video, e cazzo sono veramente belle immagini, cioè nel senso sono molto interessanti, fanno piacere da un certo punto di vista, sono particolari, ecco, mettiamola così. Chiaramente io non ci penso nemmeno a comprarmi un drone per fare queste cacate, però ecco, siccome Ciuro ce l'ha e spero di fare altri giri con Lorenzo, probabilmente ce ne saranno anche altre di questi giri, di questi video, scusate. A me non è dispiaciuto per niente, mi è piaciuto molto, è molto particolare, molto affascinante e riferito non tanto alle moto, anche alle moto, sì, chiaro, ma è riferito più che altro all'ambiente circostante rispetto a dove arrivi con la moto, perché è facile, come si dice, però metti una bocca, mi si attacca, no.
è facile fare il giro, però poi se ti fermi alla fusa, allora ti cosa pure, ti fai un giretto di drone, ma vedo all'alto la zona che può essere. Poi l'altra volta eravamo vicino a Volterra, colline eccezionali, è bello, è proprio bello, ma le immagini dall'alto in quella maniera danno tanto carattere all'ambiente dove uno è. Quasi quasi metto su internet raduno dentro il garage di Firenze comunale, ci si trova e si fa tipo gran premio. No, scherzo, questo rumore manca, mi manca tanto. Dio, mi manca proprio tanto. Vabbè, insomma, queste sono le cose. E nulla. Quanto a slittare. Che demonio, questo non è agevole, stavo... Ah, un'altra cosa comunque, mentre sono viaggiato in garage, come vedete, non ho fatto la cazzata, sono con piena protezione, giubbotto, guanti, casco, ginocchiere, so tutto. Anche perché scivolare in queste condizioni è la cosa peggiore che uno potrebbe fare, perché se scivoli di oltre a distruggere la moto fondamentalmente ti fai più male che altro, perché a bassa velocità sul cemento così liscio scivoli che non piacere. Quindi come sempre ragazzi, quando si tornerà all'attivo, mi raccomando, protezioni sempre a bestia, fate le cazzate. Ah, e un'altra cosa, mi raccomando, quando si riparte, che la stagione poi ci sarà, sarà il sole, sarà il caldo, avrete tutti voglia di tirare come degli addannati, o più di quello che fate di solito. Allora, state attenti, mi raccomando, ripartite piano con la voglia soltanto di godervela, perché sarebbe ancora più stupido e brutto. Dicevo, finito, si riparte, boom, alla prima girata, bam, si sdrai da qualche parte. No, con una strozzata, prendiamola con calma, iniziare piano piano, e poi cominciare a tirare per poi arrivare a fine stagione tirando come dannati. Ma ripigliateci le cose con calma, non fatevi pigliare a livello psicologico dalla voglia di strappare, perché è più facile di quello che si può immaginare. State sempre molto attenti, basta veramente sempre una cosa, una cazzata, una stronzata, ti ritrovi per terra. Quindi bimbi, moto fermata, giro fatto, batteria ricaricata, ci si vede al prossimo giro? Speriamo di sì. Ciao a tutti.